Canicolis si definisce oste della bottega del vino di Verona, 130 anni di storia. C'è due soste, due ripartenze. Eh sì, la prima durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui si dovettero fermare, e adesso invece ci siamo dovuti fermare noi per questa questione ovviamente del Covid, che ci ha un po' lasciato la mano in bocca, ci ha fatto perdere qualche mese. Come vi siete riorganizzati? Oh, siamo ripartiti subito, abbiamo chiuso l'ultimo giorno che si poteva rimanere aperti e abbiamo riaperto dopo il giorno in cui si è potuto riaprire. Ci siamo riorganizzati con ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza, distanziamento sociale, oggi ne è testimonianza, però ci siamo organizzati semplicemente con tanto ottimismo e con la consapevolezza e il dovere di esserci. La parola d'ordine per i colleghi della ristorazione e per i colleghi delle grandi enoteche nel mondo. Voi fate parte del club delle enoteche con più di un secolo di storia. Certo, ne siamo onorati. Parola d'ordine è fiducia. Fiducia da parte dei clienti nei confronti di tutti gli esercenti, fiducia da parte delle autorità nei confronti degli esercenti, ma soprattutto fiducia in noi stessi, perché comunque è destinato tutto a ripartire. E pian piano, piccoli passi, si va. È cambiata la tipologia del cliente? È cambiata la tipologia del cliente. Il cliente ha un'età media, almeno per noi, leggermente più bassa, ma non è cambiata la cultura del vino. Perché comunque, anche se il cliente è più giovane, si approccia al mondo del vino già con una buonissima cultura di base. Qui c'è un credo alla bottega del vino: niente superalcolici? Niente superalcolici. Niente che non sia spremuto dall'uva, per cui solamente vino, grappe, cognac e base armagnac. Tutto quello che è il mondo degli spiriti, tutto quello che è il mondo dei miscelati in genere, non fanno parte di noi. Non abbiamo neanche le bibite, qui c'è acqua e vino. Basta. Che cosa stiamo bevendo? Bottega Amarone. Che è un po' la bandiera veronese, è il re dei vini veronesi, e poi sai benissimo che la bottega è proprietà di 11 produttori di Amarone, che è l'associazione delle famiglie storiche, però è anche un vanto italiano. Diciamo che i grandissimi rossi italiani, Brunello, il Super Tusca, anche il Barolo, è l'Amarone. E allora direi viva la bottega del vino, viva l'Amarone, e poi adesso andiamo a visitare la cantina. Ti faccio vedere delle cose incredibili. Santé. Sì. Vedi che buono, è giusto. Occhio scendendo, ma abbiamo anche basso, veramente. Siamo con Luca Nicolis, oste della Bottega del Vino, a 7 metri sotto il piano stradale, ma sul piano stradale della Verona medievale. Esatto. Questa è la cantina della Bottega del Vino. 1890-2020, 130 anni di storia gloriosa e una sosta, ma con ripartenza dalla Covid. Raccontaci qualche curiosità da questo paradiso. Iniziamo, ce ne sarebbero tantissime. Beh, allora, hai detto bene, questo era il piano strada della Verona antica, siamo circondati da circa 18.000 bottiglie e forse il nostro vanto più grande è che siano di 4.200 etichette diverse, per cui con una grandissima varietà di tipologie di vino che spaziano per tutto il mondo. E quindi qui si è fatta la storia della bottega, perché questo in realtà è proprio il cuore della bottega del vino. Questo tavolo poi ha mangiato personaggi illustri, il nome dell'Alfa Romeo Giulietta è nata a questo tavolo con la famiglia Agnelli e gli ingegneri dell'epoca. E siamo riusciti a far avere dell'Amarone, a parte a generazioni di politici, a Hillary Clinton quando era la First Lady, per cui durante la presidenza Clinton, e molti altri, soprattutto grandi artisti, da Alberto Barbarani a Dalì, venne in bottega, qui la vista è infinita. Ma fondamentalmente qui i protagonisti sono i vini, sono quello che noi abbiamo cercato sempre di collezionare. Da quanti paesi del mondo provengono? In qualsiasi posto del mondo dove ci sia una vite e che ha dato un vino, qui c'è.
cioè per pitare proprio dietro di noi c'è la collezione di Temple Grange, per cui Australia, ed è dalla prima annata, quindi dal 63 fino alle annate più recenti. E per esempio ti faccio vedere la bottiglia di cui siamo orgogliosi, è la più vecchia bottiglia della bottega del vino, è un cognac francese del 1840, perché con qualche anno di storia alle spalle. Qui abbiamo un 6 litri di Masseto del 2010, un grandissimo toscano, grandissima espressione di Merlot delle nostre terre. E pochissimi esemplari. 5 prodotti per tutto il mondo e uno siamo riusciti a rubarlo. Questo è un altro vino che non mi ha fatto un significato particolarissimo. Questo è l'Ora Radare del 1932 e questo è un vino che è stato, diciamo così, fatto e selezionato da Luigi Veronelli. Cioè, in realtà non è così. Questa è una botte di Marsala che è stata trovata spiaggiata su una spiaggia della Sicilia, e quando chiamarono Luigi Veronelli a valutare che cosa ci fosse, il liquido che era contenuto in questa botte, per capire cosa fosse, Veronelli si espresse dicendo: ho passato un'ora da re, perché beve uno dei più grandi Marsala che lui avesse mai assaggiato, e così è nata l'ora da re. E da quella botte sono state fatte solo bottiglie da 0,25 come questa, e sono state datate 1932, perché era battuta la data proprio sulle botti. Ovviamente poi qui conosciamo anche i grandi Cru di Borgogna, il grande Piemonte, tutto il muro dei grandi formati, per cui dal Magnum fino al Nabucosono, dai 15-16 litri. Abbiamo l'unico esemplare esistente di 9 litri di Luce della Vite, prima annata 1993. Laggiù in fondo c'è una bottiglia 5 litri che è l'ultima bottiglia rimasta fatta allo Spice de Bonne, che si aggiudicò Severino Barzani, che era il vecchio gestore della bottega del vino, perché all'asta si battono solo le pièce, le botti, diciamo così, in misura borgognotta di Chardonnay e Pinot Nero, e questa è l'ultima rimasta della battuta della bottega, acquistata nel 1989. Quindi andiamo dal 1840 e siamo proiettati nel futuro. Sì. Che futuro vi aspettate? Meraviglioso, perché la gente non si stancherà mai di bere vino. Il vino è parte integrante della nostra cultura, parlo di da italiano, ma non solo di noi italiani, ed è qualcosa che non può mancare sulle nostre tavole per la nostra convivialità e per la nostra condivisione. E allora io propongo un altro brindisi a Luca Nicolis. Ma che ci ubriachiamo oggi, eh? Oggi va così, un brindisi anche alla bottega del vino e soprattutto a Vinitaly. Sapete, a Vinitaly, al prossimo Vinitaly.